Io penso che sono stati dati tanti stimoli e comunque resta il fatto che la nostra città, come abbiamo capito, subisce un grave attacco, l'arma e il debito. Il debito colpisce i servizi, il debito colpisce i poveri, il debito esclude. Il debito viene utilizzato per attaccare anche gli spazi sociali, no? Come abbiamo visto nel caso della Scatasuna. Ecco, io adesso lascerei la parola al pubblico chiedendo di intervenire. È occasione, essendoci un compagno che è molto ferrato in questi dati economici, volevo porre una riflessione su quello che io conosco abbastanza, anche se non seguo così a fondo tutti i momenti. Per cui c'è questo dato che però a grandi linee mi posso così semplificare sul dato della ricchezza degli italiani, no? Cioè gli italiani hanno approssimativamente 10 mila miliardi di ricchezza, quindi paragonato al debito pubblico sono quattro volte circa. Metà di questa ricchezza è in beni immobiliari, in case, eccetera, fabbriche, eccetera. L'altra metà è in finanza e in risparmio, in liquidità, sempre a occhio. Poi magari i dati adesso sono leggermente diversi perché con la pandemia addirittura è aumentata la parte ricchezza di quella che dirò appunto. Cioè, praticamente da quello che mi risultava un po' di anni fa, che poi non ho aggiornato, su questi 5.000 di finanziari ci sono 1.700 miliardi in liquidità e 3.300 miliardi in investimento. Questa ricchezza generale è posseduta per il 40% dal 10% delle persone, degli abitanti. Un altro 10% non possiede nulla, anzi ha i debiti. L'80% possiede praticamente il 60%. Quello che io mi chiedo e chiedo sempre a tutti, no? Che noi siamo, cioè chiedo, cioè la constatazione è che a parte questo 40% questo 10% che è il 40% che ha una ricchezza media veramente elevata, se fate i conti, no? Sono veramente, adesso a memoria non me lo ricordo, però era, mi pare 4 mila miliardi, quindi sono tanti, no? Di ricchezza. E quindi noi pensavamo che era meglio tassare loro per avere dei problemi, però questo è un problema che chiaramente è utopistico per un verso, perché poi nella pratica c'è questa capacità del potere di influenzare le menti, e quindi quando si dice tassiamo quelli che hanno i 4 mila miliardi, tutti guardano in tasca, vanno in banca e dicono: cavolo, poi attassi anche me. Invece non sarebbe così. Però è ovvio che nella psicologia generale non è vero che gli altri non hanno niente, cioè il niente ce l'ha il 10%, gli altri c'hanno qualcosa che non è poco, sono 6 mila miliardi in 80% delle persone. Quindi se vogliamo farlo per famiglia, adesso io non ho i dati dietro, ma l'ho fatto, eccetera, non è proprio niente, no? È una bella media, diciamo, non della parte solamente intermedia, non quelli dei ricchi, come dicevo, che hanno una botta da Madonna. Quindi il problema è riflettere proprio su questa penetrazione del capitalismo nelle nostre menti. Non è solo una cosa ideologica, è anche molto pratica. Cioè, ognuno di noi ha dei soldi da qualche parte e non è, come dico, pochissimi, sono l'80% delle persone, più o meno, chiaramente la media è sempre la pendia del pollo, però è una bella cifra. Quindi è su questo che io volevo fare riferimento. Quando si parla di obbligazioni che danno il 4%, ma quanta gente ha le obbligazioni? Cioè non è che ce l'hanno tutte le banche
e i ricchi, un sacco di gente fra di noi. Ancora più incredibile è il fatto che, siccome ci sono 1.700 miliardi di liquidità, quando emettono un'obbligazione va a ruba immediatamente, e non le comprano solo le banche, cioè, tanto per capirsi. Quindi la riflessione è su quel fatto lì, che bisogna rompere giustamente questa cultura della, ma non è una cultura, è una pratica, cioè quello è il discorso. E quindi, cioè, facciamoci un pensierino, perché alla mia età mi sono anche già stufato di sentir dire che io sono un utopista perché sono un rivoluzionario, e invece quelli che sono riformisti, che pensano di aggiustare le cose, sono quelli che credibili, perché penso che sia molto più credibile che va tutto in fumo perché magari salta l'economia perché c'è la guerra, piuttosto che tranquillamente tutta la massa delle persone decida di cambiare la sua cultura. Ti ringrazio, Renato, il personale è politico sicuramente tantissimo in questo posto. E indubbiamente la cultura è un fatto fondamentale anche negli aspetti che ci sono stati presentati sia da Maurizio che da Antonio, no? Cioè, quanto ci ha prenetato pesantemente. L'occasione di questa sera è appunto perché sicuramente qua abbiamo un 10% di persone che non hanno nulla, e magari poi ci sono tante che hanno qualche cosa, però è questo il fatto di costruire delle alleanze, no? Mentre ci avviciniamo per il 25 aprile, pensavo prima, comunque è evidente, no? Che qui la resistenza è stata un'alleanza tra quello che c'era in città, le fasce operaie, le fasce delle popolazioni contadine, no? E questo ha costruito un'alleanza che ha sconfitto il fascismo in questa città. E non so se su quanto ha detto volete già rispondere oppure no. Allora, ho due interventi. Ma io anche senza il microfono. Per la diretta, poi chiaramente se c'è qualcuno che vuole intervenire invece a distanza può segnalarlo, c'è il vostro buon Riccardo che... Grazie, grazie. Ma io vorrei fare una domanda che farebbe la mia vicina di casa, cioè una persona che non ha la formazione di quelli che tu, formazione piccola, grande che sia, ma di quelli presenti, per cui sente rispetto al Comune di Torino, dice 3 miliardi di debito. Allora si chiede, da persona semplice, magari con qualche strumento, ma non incredibile, però sa che un debito è un debito, e si chiede, ma come mai il Comune di Torino ha accumulato 3 milioni di debito? Se lo chiede. Magari anche una che ha qualche elemento in più di conoscenza rispetto a una gestione aziendale, per cui un debito a lungo è legato al fatto che un'impresa fa degli investimenti per aumentare la sua produttività e attinge al debito a lungo, e quindi dice sì, vabbè, perché ho investito, ma non è così per un comune. Quindi si chiede, ma come è stato accumulato questo debito? Dice, è stato accumulato perché dal centro non arrivano più i soldi, ci sono stati i tagli, e di conseguenza ti devi indebitare per garantire i servizi ai tuoi cittadini e agli abitanti della tua città. Ma non è così, perché sappiamo che i servizi diminuiscono, le tasse degli asili nido aumentano, quindi non è anche questo, e fra l'altro aumenta anche l'addizionale comunale. Quindi la mia vicina di casa, che non legge Grand Hotel e che questa sera assiste a questa nostra iniziativa bella, no? Che parte dal locale per arrivare al giornale, non capisce, non sa, e si pone le domande che sono quelle che pongo io, poi io mi posso anche dare delle risposte perché so, ma non è questo. Cioè, io mi chiedo, se devo andare dalla mia vicina di casa e spiegargli perché il Comune di Torino ha 3 miliardi di debito e malgrado questo non riesce a garantire i servizi essenziali che una città deve dare, anzi, se li vuole garantire deve accedere alla Compagnia San Paolo, deve accedere alle fondazioni, perché altrimenti quei servizi essenziali
io mi occupo per il mio mestiere di una roba perché segue una serie di realtà che garantiscono questi servizi per conto di quelle che dovrebbero essere attività dirette del comune, quindi è così, senza l'intervento della Compagnia San Paolo una serie di servizi in questa città non è garantita. Allora io vorrei capire alla mia vicina di casa cosa devo spiegare. Grazie. Grazie Paolo. Sì, buonasera a tutti. Allora, io non sono uno specialista, cioè non mi occupo di finanza, debiti, eccetera, no? Però quello che mi interessava capire era che ovviamente non tutti i debiti sono uguali, perché comunque il debito che ha uno Stato è un debito diverso dal debito che ha un comune, presumo, ma chiedo appunto delle elucidazioni. E soprattutto a chi, verso chi è il debito? Perché si parla di banche e così, ma poi fisicamente chi è che detiene il debito dello Stato italiano e del Comune di Torino? Cioè sono i singoli cittadini che hanno il debito, i cittadini italiani e stranieri, non so, perché una banca poi alla fine non è, cioè la banca, perlomeno lo Stato italiano, quando fa debito emette obbligazioni che comprano le banche, che le investono, cioè subito, come diceva Renato, appena c'è la vendita di obbligazioni, così gli italiani sono pronti subito a comprare subito il debito italiano. Per cui, cioè, per venire poi al discorso di fondo, che è quello dell'annullamento del debito, che più volte si è fatto. Cioè, annullare il debito cosa vuol dire? Togliere soldi diciamo agli italiani più che alle banche, oppure il meccanismo un po' più complesso? Cioè, io ovviamente ho fatto un po', l'ho reso ai minimi termini, perché bisogna però capire uno verso chi è veramente stato fatto il debito, e casomai il debito non dovesse essere pagato, e penso che il debito comunale da quello dello Stato sia diverso, quindi chi è che ci rimette veramente? Grazie anche Roberto. Abbiamo una domanda là in fondo, poi prego. Ciao a tutte e tutti, in realtà io ho sia un racconto che volevo fare a voi e a tutti voi, e che poi si conclude anche con una domanda più insomma importante. Quindi io sono Virginia e faccio parte del comitato Essenon, che forse molti e molte di voi conoscono, e secondo me la vicenda che sta dietro al comitato Essenon è proprio, cioè insomma, a quello che poi ha fatto nascere la lotta del comitato Essenon, rappresenta proprio bene come il debito, l'economia basata sul debito, l'economia di guerra come si diceva prima, va ad intaccare tra le altre cose la natura, proprio in primo luogo, perché la storia del comitato Essenon nasce per opporsi alla costruzione del supermercato Esselunga sul giardino Artiglieri della Montagna, che è un giardino che sta qua vicino, è uno dei pochi giardini in terra vera, quindi non su soletta, che c'è nel quartiere, ha moltissimi alberi decennali sul giardino. Tutta questa realtà ambientale bellissima sta per essere distrutta perché il comune nel 2012, quindi si parla di tantissimo tempo fa, ha deciso di vendere, proprio svendere il terreno, quindi il giardino, ad un privato, e il privato è Esselunga. E fin qua quasi normale. In realtà la cosa veramente interessante è come tutto questo processo si è attivato, nel senso che noi abbiamo dei contatti diretti, e questo noi lo sappiamo perché tra l'altro abbiamo fatto un accesso agli atti in procura, perché c'è un procedimento penale, c'era, adesso è stato archiviato per prescrizione, c'era un procedimento penale contro Fassino e una serie di altri dirigenti dell'amministrazione comunale dell'epoca,
Giorgia, per le modalità in cui, con le quali questo giardino è stato aggiudicato ad Esselunga. Quindi noi abbiamo fatto un accesso agli atti e abbiamo scoperto tutta una serie di cose che adesso brevemente vi riassumo, proprio perché è importante per il debito e soprattutto forse ha delle origini in quello che hai raccontato nel tuo libro, quello a cui facevi riferimento prima, che io non ho letto, però insomma lo conosco di fama. E quindi la questione è che abbiamo un primo contatto tra Caprotti, che è il patron di Esselunga ormai con Fassino nel 2012 per via della proprio loro amicizia quasi fraterna, e quindi Caprotti dice a Fassino: mi interessa espandermi su Torino, come faccio, come lo faccio, dove lo faccio? E Fassino individua quest'area, questo giardino, questa zona ex Westinghouse più in termini tecnici, e gli dice: c'è quest'area, facciamoci qualcosa. E però è tutto fatto non trasparentemente, cioè proprio io so che Esselunga vuole la zona, quindi faccio su un bando per costruire un centro commerciale. No, praticamente viene messa in mezzo una società partecipata, privata, però sto parlando della Ream, che è a partecipazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. Quindi la Ream praticamente avanza una proposta, una dichiarazione di interesse su quell'area, perché è spinta da Compagnia di San Paolo e da CRT, che sono ovviamente spinte dal comune, e dice: ok, a me interessa quell'area. Perfetto, il comune dice: allora ottimo, facciamo subito un contratto preliminare immediatamente, e in questo modo si prende una caparra da parte della Ream di 5 milioni. Questi 5 milioni sono una specie di respiro incredibile per il comune, che in quel periodo era estremamente indebitato. E poi magari su questo è la domanda, cioè una delle domande, che in quel periodo il comune ha un buco di bilancio dovuto alle Olimpiadi e tante altre cose, le grandi opere che insomma, che poi magari ci dirai meglio tu, e quindi si becca questi 5 milioni e respira, finalmente c'è qualcosa per coprire il buco di bilancio. Se non che la cosa non finisce qua, perché poi dopo Ream fa un accordo con Amteco e Maiora, che è un'altra società, che però ha un altro accordo con Esselunga, che alla fine Esselunga, alla fine di tutto questo giro, si aggiudicherà il prato. E questo appunto non fatto proprio contratto comune Esselunga, perché probabilmente anche legalmente non si può fare, ma tramite tutta una serie di giri, per cui ci sono società metà private e metà pubbliche che si mettono in mezzo, però già avendo parlato con Esselunga e sapendo che poi alla fine sarà Esselunga quella che si aggiudica l'area. E tanto fanno per far sì che Esselunga si aggiudichi l'area, che fanno sì un bando pubblico, quindi aperto a tutti, però a tutte le società interessate, però in questo bando non scrivono che l'idea è quella di costruire un centro commerciale sul giardino. Scrivono: noi facciamo un centro congressi e poi ci sarà una piccolissima area dedicata ad attività commerciali. Una bottega. Esatto, una botteghina, no? Cos'era? Forse 250 metri di SLP, qualcosa del genere, se non mi ricordo bene, poi insomma non sto a dirvi tutti i dati. E quindi, allora, la conferenza dei servizi che si occupa di valutare questo bando, non avendo questa informazione fondamentale, decide che non è il caso di far assoggettare questo bando alla VAS, che è la valutazione di impatto ambientale. Questa conferenza dei servizi viene fatta in pochissimo tempo, 20 giorni, e tra l'altro alla fine del 2013, quando stava per essere chiuso il bilancio del 2013, quindi proprio con la pressa di dire: oh, chiudiamo il bilancio e quindi facciamo in modo che questo bando sia aperto a poche società pre-individuate, in realtà poi non formalmente pre-individuate, però di base sapendo tutti i contatti che c'erano stati tra Esselunga e tra Fassino, cioè viene da dire vabbè, è ovvio che poi sapevano che sarebbe andata ad Esselunga quell'area. Quindi la conferenza dei servizi non assoggetta il bando alla VAS, quindi non viene fatta nessuna valutazione di impatto valutazione ambientale strategica, quindi dell'impatto che poi il progetto avrà a livello ambientale sull'area. Si presentano
due società a questo bando, una è la Novacop e l'altra è questa Amteco di cui vi parlavo prima, con la quale Esselunga aveva un accordo che poi Amteco gli avrebbe venduto la superficie e quindi però la Novacop poi si tira indietro perché dice no, io però su questa zona ce lo voglio fare il centro commerciale e quindi non posso farlo perché non c'è la VAS, cosa faccio? Mi prendo la zona, poi devo fare la VAS mi dice che non posso realizzare il centro commerciale e quindi mi tiro indietro. E quindi perfetto, non c'è più nessuno su questo bando tranne la nostra Amteco che alla fine si aggiudica il terreno, paga 8 milioni così sull'unghia al comune e dopo due anni, perché questa, l'aggiudicazione del territorio avviene, del terreno avviene nel 2016, per due anni Amteco non paga quello che deve pagare, il comune continua a sollecitare, dopodiché il comune si rompe e dice boh, adesso risolviamo il contratto perché voi non mi state pagando. In quel momento tac, subentra Esselunga, perfetto, paga quello che deve pagare e si prende il giardino. E adesso praticamente il giardino è di Esselunga formalmente, proprio, cioè è stato venduto, c'è un contratto, il giardino è di Esselunga. E la cittadinanza ha fatto di tutto, cioè dal 2013 ci sono i comitati che sono nati per la zona ex Westinghouse, hanno fatto osservazioni formali al comune, si sono presentati alla conferenza dei servizi dicendo occhio che quell'area ha un pregio ambientale, non potete farci un supermercato, un centro congressi. E dopodiché c'è stato un attimo di silenzio in questi anni, recentemente la cittadinanza si è di nuovo riattivata, quindi abbiamo creato il comitato Estenon, le associazioni ambientaliste che già ci avevano lavorato sono tornate a battagliare su questo tema e ciò nonostante quello che siamo andati in comune più volte a parlare con, proprio, con chi ha il potere di prendere queste decisioni e ci dicono vabbè ma l'area ormai è venduta e i soldi per ricomprarla non ce l'abbiamo, ma se volete dateceli voi i soldi per ricomprare, se qualcuno mi dà i soldi io me la ricompro la zona. E tu dici, nel senso, noi cittadini ti stiamo chiedendo di riprenderti quella zona perché è un'area di pregio ambientale e l'unica barriera che abbiamo contro i cambiamenti climatici è salvare ogni microscopico pezzo di terra, proprio ogni albero, ogni zolla di terreno deve essere salvata e te lo stiamo chiedendo Torino che sei nella lista delle città più inquinate d'Italia tutti i giorni, il livello di PM10 assurdo e tu ci dici non abbiamo i soldi per ricomprarlo, mi dispiace non abbiamo i soldi. E quindi c'è di nuovo questa arma poi del debito che viene usata, cioè io non posso farlo, io vorrei farlo ma non posso farlo perché non hai soldi e perché non hai soldi perché siamo indebitati fino al collo e quant'altro. E quindi questa era proprio un'osservazione sul dire il debito usato come arma, come modo per coprire buchi di bilancio pregressi in tutti i modi possibili, vendendo quello che possiamo vendere e quello che possiamo vendere sono i prati, i giardini. E quindi questa era appunto la storia che volevo raccontarvi e la domanda che volevo farvi, la riflessione, la domanda intanto era insomma capire, far luce se si può in poche parole su questo debito pregresso nel 2012 che ha portato poi il comune a fare investimenti scellerati e a recuperare soldi dovunque poteva recuperarli e la riflessione è questa, come cercare di basta scusate, grazie per la vostra attenzione. Ho sentito un basta dalla folla. No, non era un basta per me, però. No, ma ho finito, veramente. Grazie. Visto che abbiamo con noi Antonio, che sul debito in Italia è una persona che sa dirci molte cose, ne approfitto per chiedergli due domande, o meglio due flash che potrebbe darci in questa serata. Il primo è che non tutti i debiti sono uguali, il Catadem si batte contro il debito illegittimo, per cui se puoi dire qualche flash, qualche parola sul concetto di illegittimità del debito, che in alcuni casi, come in alcuni contratti stipulati dal
Comune di Torino identici ad altri contratti stipulati da altri comuni risultano non solo illegittimi ma anche illegali a detta di tribunali italiani e o inglesi. Questo per cui può essere una prima questione, perché chi si oppone a noi dice il debito è un debito, punto. No, il debito deve essere legittimo per essere veramente un debito. La seconda, 2 anni fa hai fatto un lavoro molto importante sul rapporto fra modifica della curva di prelievo fiscale e incremento del debito pubblico in Italia, dove si è visto che la curva è stata rimodellata in un modo da sgravare i redditi estremamente più alti, malgrado per cui questo ha contribuito, sto parlando di curve fiscali legali, non di evasione, ha avuto un peso significativo sul debito. La cosa interessante che viene fuori da questo studio è che i privilegiati, quelli che ci guadagnavano in termini numerici, uno dice è il solito 1%, invece no, non era l'1% dei contribuenti, ma era l'1 per 1000 dei contribuenti che ha guadagnato in modo significativo tale da creare degli effetti sul debito pubblico. E la domanda e la riflessione, lo spunto che ti lascio il terzo, è questo, ricordo che ne parlavamo allora, è questo: com'è possibile che una misura così palesemente antipopolare passi inosservata? E perché il meccanismo di abbassamento delle aliquote alte fa sì che chi lavora, mi facessi osservare, su questo si potrebbe riflettere, ha una cultura per cui l'idea è che guadagnando di più paga meno tasse su quello che guadagna di più. Ossia, noi abbiamo sottovalutato la spinta culturale fortissima alla fiscalità decrescente in modo emulativo. È un elemento di riflessione che ti lascio. Però ti chiediamo di farla qua, perché solo perché così ti è a distanza e ti sente. Grazie. Allora, invece di dire come sempre che si fa, perché la mia domanda classica è: qualcuno sa se qualcun altro ha studiato un sistema economico da proporre in giro un po' più furbo? Domanda scema. Grazie, perché secondo me se no non se ne esce. Prego, è stata anche citata. No, infatti. Allora, intanto volevo fare appunto un piccolo intervento sui famosi, sulle date, sui dati, sull'accesso a sono Sabina Mozzo, scusate, mi presento, e sui dati che sono stati presentati, che avevamo richiesto sulla povertà, che per me è indice del fatto che, non essendoci uno studio che viene condotto dal Comune di Torino su quella che è la povertà dei cittadini torinesi e delle situazioni di appunto inequità e diseguaglianza, è già un dato grave, perché sta delegando, cioè non si prende in carico una responsabilità che dovrebbe essere quella del comune di sapere effettivamente in primis come stanno i propri cittadini. Un'altra cosa che vorrei dire, poi passo anche a una domanda che un po' si ricollega anche alle cose che sono state dette prima da chi è intervenuto prima di me, e che sia l'anno scorso che quest'anno, ma quest'anno ero un po' più preparata grazie appunto al Comitato Debito e a Ettore che mi ha aiutato a prepararmi sul bilancio. L'anno scorso avevo chiesto quali potevano essere le soluzioni che venivano proposte per rientrare un po' del debito che abbiamo a Torino, e le soluzioni sono un po' sempre le stesse che sono state citate. Uno è, anzi all'epoca mi avevano detto, non possiamo più vendere niente perché a Torino è rimasto molto poco. In realtà stanno continuando a vendere,
anche il verde appunto sta, viene venduto, e da poco la notizia è che è stata messa in vendita la Curia Maxima, che già avevano proposto di vendere nel 2013 ma non è andata in porto. E un altro è ovviamente aumentare le addizionali comunali. Quindi le soluzioni, io ho visto che le soluzioni sono poi sempre le stesse, cioè manca una innovazione nel dare delle soluzioni, un po' credo perché non ci sia la competenza e un po' perché non si vuole. Quest'anno, che ero un po' più preparata, ho riproposto una domanda che avevo fatto l'anno scorso, ed è il perché non si applichi un sistema innovativo quale, e io me ne sono innamorata, il baratto amministrativo, cioè che permettere che è un istituto presente tra l'altro nel codice degli appalti, se non sbaglio, ed è stato introdotto nel 2016 con legge nazionale, che permetterebbe almeno a livello locale di poter permettere ai cittadini di rientrare dando un servizio di quelli che sono i debiti che hanno accumulato, debiti anche fiscali, oltre a sanzioni amministrative di vario genere, multe, contravvenzioni, eccetera. Mi è stato risposto che a Torino, Torino è una grande città, e che quindi è difficile applicare un istituto come quello, che secondo me è un istituto che dà anche dignità al cittadino, perché lo responsabilizza e gli permette di rientrare di un debito che in altro modo non potrebbe ripagare con dei soldi, perché magari non ha più una capacità contributiva che gli permette di farlo. Però permetterebbe anche, ed è qui che vedo il circolo virtuoso, permetterebbe al comune di poter ottenere dei servizi in termini di cura del verde pubblico, porto la mia professionalità, mi viene in mente, da falegname, rifaccio le panchine. Quindi permetterebbe al comune di non impiegare più dei soldi che tra l'altro non ha, ma che in qualche modo deve trovare per intervenire su quelli che sono i servizi della città. Quindi un po' manca la volontà, un po' manca secondo me la competenza, ma questa è una mia valutazione. Mi chiedo se avete esempi di città, di realtà che sono riuscite, e un po' mi collego alla domanda di prima, a proporre, a spingere e a forzare un po' l'amministrazione locale verso soluzioni innovative, cioè come possiamo intervenire? Ci sono esempi virtuosi, se li avete a disposizione, se li potete condividere, su cui possiamo un po' rompere le scatole, ecco. Grazie. Allora, alcune risposte e poi una valutazione, una risposta un po' generale per tutti. È vero, il debito italiano è un debito che è controbilanciato dal patrimonio dei cittadini italiani, che mediamente è molto più alto di quello dei paesi europei. Se ci fosse un rapporto tra debito e patrimonio, probabilmente il nostro debito non verrebbe considerato così a rischio. Infatti non è a rischio, sono un po' piccoli, infatti non lo considerano a rischio, non sono scemi gli altri, non so, capito? La sostenibilità, qua che facciamo finta, ma loro sono. Quando il PNR sì. Gli ha detto ma cosa vi diamo, certo. 200 miliardi a fare, che ne avete 1000, loro lo sapevano che c'erano i, certo. La sostenibilità del debito però significa che possiamo andare oltre, cioè farli indebitare ancora di più. Il problema è che se ci indebitiamo ancora di più, e soprattutto ci indebitiamo in questo modo, cioè pagando degli interessi elevatissimi, 80 miliardi è una cifra enorme ogni anno, solo. Ma vanno i risparmiatori gli 80 miliardi, vanno sulla luna, ma no, è che mi sto stufando di sentir parlare un economista così, cioè, cavolo, bisogna, socialmente, qui abbiamo visto che ci sono i poveri, ma i poveri sotto 180 mila abitanti, quanti sono? Però mi devi far fare... Altrimenti andiamo a ridere qua, se vengono le percentuali sappiamo anche quello, altrimenti no, uno va a vedere le file davanti alle mense e vede che sono 200, dice bravo, quanti sono? Allora... non è giusto quello che tu dici, non è giusto quello che tu dici, perché c'è un discorso a monte. Quando c'è un debito c'è un travaso. Il travaso è
tra chi non possiede i titoli e chi li possiede, i titoli di Stato. Allora, se qua dentro la metà delle persone, caro amico, non possiede i titoli di Stato, vuol dire che gli altri si stanno arricchendo addebitando tutto agli altri che non hanno nulla. Quindi è molto grave quello che tu stai dicendo, perché tu avalli una cosa gravissima che qua dentro stiamo contestando, e questo è il fulcro. Poi te lo spiego meglio, ma sei rimasto un po' così. Poi te lo spiego meglio. Bene, sono basito. Allora, e questo è il motivo per cui non si possono fare tante battaglie sul debito, perché qualcuno pensa ancora che il debito significa arricchimento ai danni però di chi non si sa, ma arricchimento personale. Il problema è che coloro che non ce l'hanno i titoli di Stato, che non possono investire in titoli di Stato, pagano gli interessi a coloro che ce l'hanno. Avete capito qual è il guaio qua? E questo signore sta ancora dicendo che, come economista, io sono una persona. E allora qua dentro però le posso dire queste cose, perché altrove mi considerano come quel signore, come con gli appellativi, ma il problema è questo. Allora, la composizione di chi detiene debito italiano, ho detto prima, 26% la Banca d'Italia, una cifra simile enti esteri, autorità finanziarie e monetarie estere, il resto soggetti italiani. Poi il discorso sul debito e fisco. Allora, noi abbiamo dimostrato attraverso uno studio che il 13% del debito pubblico italiano è dovuto a riforme fiscali contrarie alla Costituzione. La nostra Costituzione parla di imposizione progressiva. Addirittura in Germania c'è un coefficiente che genera un'aliquota continua, cioè basta che hai un po' di più e hai un'aliquota calcolata con un coefficiente. Cioè, perché i nostri padri costituzionali hanno stabilito che la imposizione in Italia deve essere progressiva? Perché studiavano e sapevano quello che noi non sappiamo, che facciamo finta di sapere, e cioè che le tasse piatte sono, significa far pagare a tutti la stessa cosa. Ma se non siamo uguali e paghiamo tutti allo stesso modo, secondo voi chi si arricchisce? Togliere il 20% a un giovane che sta lavorando qua e togliere un 20% a uno che ha 100.000 euro di reddito all'anno, secondo voi è la stessa cosa? E noi abbocchiamo. Dopodiché, quando si tenta di introdurre una patrimoniale, diranno a quel signore di prima, che sicuramente è un amico nostro, diranno: ti vengono a mettere le mani nel portafoglio. Ma scusate, la patrimoniale si paga in funzione del patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto. Se io non ho nulla, o ho molto poco, o sempre di meno, la patrimoniale perché dovrebbe riguardare i poveri italiani o quelli che si considerano appunto a rischio o che non hanno nulla? Sono coloro che invece hanno qualcosa, che pompano i media e convincono tutti che una patrimoniale significa mettere le mani in tasca agli italiani. Non è così, non è così. Lo sapete che i più ricchi al mondo, non più di 2 mesi fa, hanno fatto un incontro mondiale e hanno detto: ci dovete tassare di più, perché se non ci tassate di più il sistema economico è tale per cui noi diventiamo sempre più ricchi, ma non avremo persone su cui guadagnare in futuro, perché sarete tutti poveri e saremo solo noi ricchi. L'hanno detto i ricchi del mondo. Andatevi a rivedere il materiale pubblicato su questo argomento. C'è una campagna, infatti, che si chiama è veramente umiliante, cioè ce lo dicono loro. A te ti direbbero: fatti tassare, perché così contribuisci. I ricchi dicono: tassateci. Cioè, avete capito in che mondo ci troviamo? In che mondo ci troviamo? Allora, l'hanno detto per provocare. Su alcuni giornali ho pubblicato articoli su questo argomento, mi hanno detto: non dire che è stata una... di in un altro modo. Comunque,
sono molto bravi. Poi il debito pubblico italiano è per lo più costituito da interessi passivi che per il sistema dell'anatocismo si ricreano in modo infernale. Non se ne esce più da quella situazione se non si dichiara illegittimo gran parte del debito pubblico italiano. E il debito pubblico italiano è in gran parte illegittimo. Dire questo significa mettere in discussione tutte le scelte politiche fatte dall'82 ad oggi, compreso una delle più importanti, che è il divorzio tra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro, che fu fatto da Ciampi, allora della Banca d'Italia, e da Andreatta, allora Ministero del Tesoro. La scelta più importante, il vero colpo di Stato in Italia, è stato il divorzio tra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro. Voi pensate che sia passato in Parlamento? Che ci sia stata una votazione? Ci sono state due lettere che si sono scambiate e la decisione è stata presa. Ora ditemi voi, se la Banca d'Italia allora aveva una importanza dall'82, non può fare più quello che la Banca Europea sta facendo da poco tempo. Draghi si è inventato che cosa? Draghi non si è inventato niente, Draghi ha avuto l'obbligatorietà di intervenire perché sennò fallivano tutti gli stati italiani. Ma che cosa fa la Banca Europea? Compra dei titoli per evitare che la minor domanda obblighi gli stati ad aumentare i tassi di interesse, perché gli speculatori non comprano subito i titoli quando vengono collocati sul mercato, aspettano la fine quando i tassi man mano aumenta. Ma se c'è qualcuno che garantisce l'acquisto di quei titoli, o Banca d'Italia all'epoca o Banca Europea ora, la Banca Centrale Europea, non c'è aspettativa di aumento dei tassi di interesse e quindi i titoli vengono collocati a un tasso più basso. Aver messo l'Italia in mano alla speculazione finanziaria dall'82 significa aver indebitato il popolo italiano. A questi personaggi che sono tanto decantati bisognerebbe fare una valutazione storica molto più precisa. Il predecessore di Ciampi era un certo Boffo che fu messo alle strette e fu denunciato ingiustamente perché aveva osato dire al sistema finanziario: voi fate la finanza e noi facciamo la banca centrale europea e italiana. Boffo fu arrestato, il suo direttore generale fu arrestato con le telecamere già posizionate e la Banca d'Italia fu praticamente decapitata, la Banca Centrale d'Italia, perché aveva osato dire qualcosa contro la finanza. Boffo si dimise per vergogna, che era una brava persona. Arrivò Ciampi, che fece quello che nessuno avrebbe fatto, cioè consegnò i titoli italiani alla speculazione finanziaria. La Banca d'Italia si ritirò e non intervenne più a difesa dei titoli italiani. Allora, queste cose richiedono un'analisi, richiedono quello che in gergo si chiama una commissione permanente sul debito pubblico italiano, ma una commissione permanente anche sul debito di questo comune. Cioè voi dovete pretendere, penso che ci avete già tentato, ma se qui non c'è una commissione anche fatta da cittadini che studia quello che vi è accaduto, voi non ne uscirete più, voi come torinesi, poi voi e noi come italiani. Questa situazione del debito non può più essere taciuta, elusa e confusa da affermazioni gravissime come quelle fatte prima, che sono vere nella sostanza, ma che ci portano in una situazione opposta, cioè ci dicono che siccome siamo ricchi non vi preoccupate che questo debito è sostenibile, ma quando quella cifra aumenta e aumenta per spese che non sono investimenti di alcun tipo, non vanno alla sanità, non vanno alla scuola, vanno ai titolari del debito italiano, sfido chiunque qui, non ce ne saranno tanti, sicuramente non sono quei giovani che hanno parlato prima. Quando questo accade significa che quella situazione diventa sempre di più un capestro per le future generazioni e anche la guerra, chi la sta pagando? La stiamo pagando noi e la pagheranno ancora di più quei giovani che stanno là in fondo. Hanno deciso di fare la guerra loro, di comprare le armi. Qualcuno gliel'ha chiesto,
che mandare le armi e quindi indebitarci ancora di più. Sapete cosa ha fatto Crosetto? Andatevi a leggere gli articoli miei su tutti i giornali. Crosetto ha detto che le spese militari devono uscire fuori dal patto di stabilità, cioè che per fare una scuola e un ospedale devi attenerti al pareggio per comprare le armi. No, puoi farle quante ne vuoi fuori, perché noi dobbiamo arrivare al fatidico 2% del PIL di armi. Cioè, sarebbero delle cose che farebbero sobbalzare veramente, cioè se fossimo un po' francesi, e che cavolo, voi state vicini alla Francia, qualcosa avreste preso, avete preso dai francesi, se fossimo un po' francesi, quelle frasi di Crosetto sarebbero state considerate così gravi, paragonabili a quelle che sta facendo Macron, con la conseguenza che Crosetto ci ha provato e che poche resistenze ha avuto, e non so come farà, ma lui insisterà. Io vi vedo perplessi, ma non so se avete capito, c'è un ministero della difesa, rappresentante della Confindustria delle armi belliche fino a prima di diventare ministro, ha detto che quello che diciamo noi non va bene, cioè che per costruire una scuola, non abbandonare quel terreno che è stato preso, per fare un ospedale, la sanità, no, queste spese devono rimanere nel patto. Per comprare le armi si può uscire dal patto, cioè ha detto che queste spese e questi investimenti si possono fare fuori bilancio. Fuori bilancio significa che nessuno le controlla, che non vengono più considerate. Allora, in uno Stato in cui un ospedale deve sottostare a quelle regole e l'acquisto di armi non deve sottostare a quelle regole, in uno Stato così ci dovrebbe essere un'insurrezione. Non le chiacchiere, ma noi abbiamo più patrimonio, non le chiacchiere, una insurrezione reale. Poi per quanto riguarda il baratto, apprendo stasera con grande piacere che esiste un istituto giuridico chiamato baratto amministrativo, di cui non ero a conoscenza. Approfondiremo, perché questi istituti che esistono, come gli usi civici per l'acqua, Simona e altri ve ne potrebbero parlare, sono molto importanti e vanno nella direzione giusta. Cioè noi dobbiamo avere un'innovazione sociale, politica, amministrativa tale da affrontare il mondo che verrà, perché il mondo che verrà a futuro, se ci sarà, sarà un mondo fatto da queste cose innovative, le cose del passato, a parte le cose illegittime da dimostrare, che vanno dimostrate e che risolverebbero molti dei problemi attuali. Ma le cose, gli istituti del passato devono essere innovati, e questo va nella direzione giusta, che spero di aver risposto a tutto. Grazie. Ma Ettore Koch c'è ancora? Ettore, ma allora, perché prima si parlava della composizione del debito della città, no? Uno dei segreti più insondabili di questo territorio è quanto sia stata la spesa corrente. Cioè si sa quanto, perché effettivamente sono state costruite delle imponenti infrastrutture, ma la spesa corrente nel ventennio 2002-2020... È abbastanza stabile da circa 10 anni. Ettore, non è... Ettore, devi qua. Là. Devi venire qua. La spesa corrente è abbastanza costante. Adesso l'ultimo consuntivo... parla di 1.157.000.000, quindi un centinaio di milioni in più rispetto alla media degli ultimi 10 anni. Però non è dalla spesa corrente che nasce questo debito. Tra l'altro, brevissimamente, sulla base del lavoro che stiamo facendo nel gruppo debito, ho ripreso i dati che abbiamo, la fotografia ottenuta con Eleonora Artesio nel 2018 a gennaio, della composizione di tutti i mutui della città di Torino. Però non li avevo mai guardati con una visione storica. E un terzo di questi mutui, di questo debito, è pregresso alla giunta Chiamparino. C'è per esempio ancora il collettore del 1979, c'è la linea 3, se vi ricordate, la metropolitana leggera che si è fatta e poi si è rivelata un errore.
Il grosso dei debiti sono stati fatti invece nei 10 anni della giunta Chiamparino. Ci sono dei debiti buoni, però anche quelli cattivi. Per esempio, la metropolitana è stata finanziata dalla città, mentre poi la linea, il resto, fino al tratto che era stato costruito fino al 2006, mentre tutti gli ultimi ampliamenti giustamente sono finanziati dallo Stato. La spesa cattiva è il fatto che avevamo già segnalato 600 milioni di questo debito sono spesa corrente che è stata fatta con i mutui, cioè in quel periodo lì la GTT riceveva il contributo annuo con un mutuo. Il CSI aveva il contratto col comune e si faceva il mutuo per pagare il contratto col CSI. È come se noi facessimo il mutuo per pagare il gas e la luce, no? E luci d'artista, tutti mutui. Quindi quella non è una spesa buona, ecco. E poi altre spese invece sono state fatte, diciamo, quello che poi ha aumentato questo debito è il fatto che un aspetto sono stati derivati con una scommessa sbagliata e l'altro aspetto invece questi tassi di interesse estremamente elevati, perché la maggior parte dei mutui sono stati fatti appunto nel 2004, 2005, 2007, 2008 con clausole che impedivano una ricontrattazione. Ancora un'osservazione è questa, che fino al 1998 il Comune di Torino faceva i mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Poi la Cassa Depositi e Prestiti è sparita ed è subentrato San Paolo. Il creditore fondamentale di Torino è l'Istituto San Paolo. Poi c'è Unicredit che si divide perché fa il cassiere e prende i soldi che mancano alla cassa. E l'ultima cosa è questa, è vero che la fondazione tende a usurpare le funzioni del Comune di Torino, però uno degli ultimi dati che avevo del 19 mi pare è che dava 5 milioni all'anno al Comune, quindi non è che... E invece prendono 30-35 milioni all'anno solo di interessi per i prestiti che ci fanno. No, sì, abbiamo ricevuto tante domande, nel senso poi cioè, capisco che la discussione non sia facile perché stiamo affrontando degli argomenti che non sono di normale discussione. Comunque credo che sia giunto comunque un punto chiaro in cui abbiamo descritto la situazione di ricatto che è costituito dall'arma del debito. È chiaro che poi le risposte possono essere parecchie e di sicuro una resistenza ci deve essere però a queste dinamiche. E, certamente questo spazio sociale anche si è impegnato a costruire realtà all'interno della città che sono anche occupazioni effettuate direttamente dalle famiglie nel corso dei suoi anni di vita. E, durante la pandemia costruire reti di solidarietà tra i cittadini nel corso degli anni, affrontare la questione dei migranti anche con occupazioni, qui c'era l'occupazione del MOI che era la più grande di tutta Italia e quindi come dire forme di resistenza ce ne sono sempre, manca effettivamente una coscienza della propria ricchezza, del proprio valore aggiunto ecco, rispetto alla finanza. È sicuramente un timore un'incapacità di affrontare il capitalismo in maniera radicale che si è
comunque costruito su di noi, a cui comunque cerchiamo di dare risposte qui con pratiche anche come è stato riportato, insomma, nella resistenza che si sta facendo adesso nella cementificazione di una parte importante del quartiere, che è il giardino degli artiglieri di montagna. Però credo che questa sensibilità, per esempio, si sia sparsa, cioè sia finalmente stia emergendo, cioè quando si parla di insorgere o di resistere, noi in questa città domani avremo una pedalata che attraverserà tutti, insomma, le situazioni che sono di verde, che sono messe a rischio dalla vendita, e quindi, come dire, io penso che quell'occasione sarà anche un momento importante per la città per dirsi e per darsi forme di resistenza in questo senso. Io se anche chiedo conferma, se non ci sono interventi da fuori, chiederei di nuovo se ci sono altri giri di interventi o di risposte. Poi è chiaro che il dibattito si può animare, però c'è anche lo spazio per le risposte di nuovo. Se... Allora, io avevo fatto parte del, in realtà non è che ho niente da aggiungere, però avevo fatto parte del gruppo che aveva seguito i derivati, cioè aveva fatto accesso per acquisire informazioni sui derivati. E li avevamo acquisiti in realtà con un po' di sforzi, perché loro ci hanno dato un pezzo, poi noi abbiamo capito subito che mancava un pezzo, per dire comunque hanno tentato anche di ingannarci, ecco, insomma, comunque li abbiamo avuti. E, i contratti derivati, è vero che sono un pezzo piccolo del debito complessivo, perché ci fanno perdere 15 milioni, 16 milioni ogni anno. Però complessivamente, come ha detto Ettore, siamo arrivati a 160 milioni di perdite fino ad oggi, e questo è un debito completamente regalato alle banche, è pura speculazione. I derivati sono proprio scommesse, cioè si scommette sul fatto che i tassi si alzino o si abbassino, e quindi nella consapevolezza di perdere o di acquisire un guadagno nel caso in cui azzecchi la previsione o meno. E, ma per far capire solo cioè noi abbiamo scoperto che prima Ettore parlava delle clausole vessatorie, della clausola vessatoria dei mutui. I contratti derivati tra comune e banche erano completamente asimmetrici, cioè garanzie che le banche prevedevano nei contratti per se stessa, nel contratto, cioè per il comune, erano assenti. C'è stato un caso di, cioè, un esempio emblematico, che è il contratto Mirror, che tra l'altro che corrisponde su un nozionale, un capitale nozionale elevatissimo di 300 milioni, quindi che se avesse portato a un andamento dei tassi sfavorevole per comune, avrebbe portato quindi delle perdite proporzionalmente enormi, e infatti è stato così. Ma la cosa di questo contratto Mirror è che prevedeva questo: la banca ti deve allora, i derivati sono scambi di flussi tra due soggetti, e questo contratto diceva: la banca ti darà al comune il tasso di interesse del momento in cui avvengono i pagamenti periodici, quindi il tasso di interesse tasso di mercato più uno spread dell'1, e il comune in cambio darà quel tasso di interesse più uno spread del 3. Cioè, quindi quel contratto lì prevedeva la perdita costante soltanto, cioè non c'era verso, cioè il tasso poteva andare dove voleva, ma il comune avrebbe sempre perso. E infatti dopo 2 anni è stato fatto un contratto appunto Mirror, cioè uguale, identico e simmetrico,
ma con un'altra banca che è la JP Morgan, che quindi ha, si è assunto, che appunto avendo fatto un contratto simmetrico ma contrario, ha assunto su di sé tutte queste perdite, che quindi non venivano più assunte dal comune ma venivano assunte dalla JP Morgan, e noi ci siamo chiesti, ma la JP Morgan perché si assume questa perdita? Acquisendo poi forse un potere di condizionamento nei confronti del comune notevole. Poi un'altra cosa, diverse asimmetrie c'erano, però il problema dei contratti derivati è proprio che sono delle trappole, perché è anche proprio difficile dimostrare che sono speculativi, cioè dimostrare la malafede della banca o la superficialità del comune. Proprio per il modo in cui sono strutturati, perché è vero che sono flussi di scambio, ma è tutto fatto da i cosiddetti cap e floor, cioè ad esempio, perché è una questione che sembra complicata, ma in realtà sta tutto lì la perdita per il comune. Ad esempio, lì dove il comune pagava per contratto doveva pagare il tasso variabile, non era previsto una soglia, o meglio, era prevista una soglia, cioè la banca diceva tu mi devi il tasso di mercato, però se il tasso scenderà tanto tu comunque mi devi il 3, cioè se va all'1 tu mi devi il 3, se va a 0, e infatti è andato giù tantissimo, ma il comune ha dovuto sempre pagare 3. Quando nei contratti in cui all'opposto era la banca che doveva pagare il tasso variabile, quella soglia lì non c'era, quindi la banca ha veramente pagato il tasso di interesse che dal 2008 in poi sono crollati, quindi la banca ha pagato un tasso effettivamente molto basso e quindi si è avvantaggiata di questo andamento. E il comune non ha potuto mai avvantaggiarsi, al contrario, quindi ha preso tutte le perdite che la banca invece non ha assunto. Questo per dire niente, cioè solo una testimonianza di come i derivati hanno intrappolato e sono proprio debito completamente illegittimo. E poi vabbè, ci sarebbe tanto da dire, perché comunque ci sono state recenti sentenze di Londra che hanno addirittura accertato. Hanno dichiarato la nullità di contratti del comune di Venezia. Noi l'abbiamo fatto notare in un'interpellanza, ma non c'è stata alcuna reazione, quindi il comune non fa volere neanche le proprie ragioni, proprio perché andrebbe contro se stessa, contro la stessa amministrazione. Solo così per parlare di questa testimonianza sui derivati della città. Grazie. Questo lavoro sì, dimostra appunto questo elemento qua, cioè come il debito di cui si parlava prima, gli 80 miliardi bruciati, cioè questi non sono soldi, sono soldi che noi che abitiamo qua buttiamo tutti gli anni in pasto alle banche, ma non sono un investimento vero, sono solo un pagamento puro, un prelievo forzato. E sicuramente è un argomento su cui qui in città abbiamo cercato di combattere, sicuramente l'aspetto di cercare di organizzare un audit o comunque una situazione di analisi approfondita del debito del Comune di Torino e di tutto il suo bilancio è un obiettivo ambizioso, certamente, e comunque avrebbe necessità di un lavoro di costruzione non da poco, ecco, e di risorse anche, di persone che si impegnino come abbiamo fatto, come ha dimostrato in parte Mary prima, insomma in prima persona a studiarsi i parti di questo, di come funziona questo meccanismo che poi imprigiona, ecco. Detto questo, se ci sono altri interventi o se ci sono, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa rispetto a quanto detto. Una cosa, perché a questo punto mi sembra che dobbiamo
davvero valorizzare di più questa iniziativa. Io non so quante se ne facciano nel nostro paese, ma aver preso questo argomento, avete sentito quanto è difficile e complesso. Ci siamo sentiti dire dai nostri assessori che non hanno competenze interne sufficienti per contestare i contratti che hanno firmato. Ce lo siamo sentiti dire, e quindi è chiaro che il lavoro che stiamo facendo è difficile, è impegnativo, è veramente improbo. Si possono anche prendere cantonate, Renato mi perdonerà, ma è facile cadere in questi. Noi abbiamo un'informazione che ormai esce quasi tutti i giorni sul debito di Torino. Fino a poco tempo fa non ne parlavano proprio, non esisteva, e se ne parlavano era solo per dire avete speso troppo. L'idea dell'austerità, ve la ricordate? Siete voi colpevoli di spendere troppi soldi, di indebitarvi, il debito è colpa vostra, nostra. La Grecia è stata massacrata con questa, e la gente ci ha creduto, e noi, molti di noi, ci sono cascati e risalire questa china. E io volevo proprio ringraziare Gabrio e ringraziare Antonio De Lellis e naturalmente il nostro immancabile amico, che è sempre disponibile a darci una mano quando ne abbiamo bisogno, di avviare questo discorso, di cominciare a diffondere queste cose, di aiutare la gente a capire qual è il trucco dietro a tutta questa impostazione che in questi anni ci ha massacrato, e che se non finisce davvero non c'è futuro. Se vogliamo avere il futuro, un futuro, ma non solo per quei poveri, per noi che poveri non siamo, nel senso che non dobbiamo andare alla Caritas a prendere la minestra ancora, ebbene, non è per fare del catastrofismo, ma guardate che quello che ci ha spiegato Antonio De Lellis è il rimedio a un futuro di povertà e davvero di degrado anche sociale, vabbè, non finisco qua, e non sarà molto lontano se non si pone rimedio. E questa sera nel nostro piccolo, con tutta la nostra buona volontà, diciamocelo, dai, che abbiamo avviato una strada che dobbiamo continuare a percorrere. Chi vuole impegnarsi sa che Debito si occupa di questo. Grazie. Grazie Marianne. Altri interventi? Ancora una battuta, Maurizio? Solo magari per chiudere, perché è veramente interessante, la letteratura sul debito è veramente sterminata, ma anche da un punto di vista di puramente romanzesco. Voi pensate al denaro, l'isola parla esattamente di questo, oppure da un punto di vista antropologico, David Graeber ha scritto questo magnifico pamphlet su la storia del debito, i primi 5.000 anni, sono letture che però ti lasciano uno stato di dubbio, perché la natura del debito sarebbe, cioè, da quanto se ne sta discutendo di che cos'è un debito, che poi che cos'è Dio, e poi che cos'è il denaro, e quindi che cos'è Dio, il rapporto tra l'uomo e l'assoluto, il debito probabilmente, perché ha a che fare anche con degli stati profondi che sono il senso di colpa, la relazione con l'altro. E quindi, cioè, io non so, da questa serata io ne esco particolarmente confuso, ma è un passo in avanti che bisogna fare per riappropriarci di un argomento che penso che debba essere di tutti. Questo non può essere solamente degli aruspici del 2023, il debito, perché laddove vi è il tentativo di portare il dibattito vi è questa chiusura dogmatica, come quella che diceva prima Mariangela, cioè nessuno ha la competenza. Chi ha la competenza per parlare di tutto questo? La risposta è: non si sa, nessuno. Cioè,
dei santoni, dei, che vivono in altri mondi che noi non conosciamo e che non possiamo raggiungere, con cui non possiamo nemmeno interloquire. Questo è profondamente ingiusto, e questo passo di questa sera io penso che vada esattamente in questa direzione, anche se siamo usciti senza una proposta, senza, al di là di ovviamente Antonio che ha un background culturale decisamente più spesso del nostro. Però è questo il processo, entrare proprio nel cuore del sistema, e quindi sono particolarmente, non lo so, soddisfatto e, ma anche vagamente fiducioso di quello che potrebbe essere un percorso che potrebbe andare da qua in avanti. Basta, parlo più. Grazie Maurizio. Antonio, ancora una battuta? Allora, no, sicuramente, come ha detto Maurizio, uno ne può uscire più confuso, ma sicuramente questa sera anche arricchito, cioè mettendo in dubbio anche piccole cose e questioni. Noi rilanciamo sicuramente intanto una prima resistenza, lo facciamo sul verde domani, la biciclettata alle 2 al Parco del Maisino, e il comitato di Bitò può essere seguito su un blog www.comitatodebitoblogspot.org, ci trovate, insomma, spero che riusciremo magari a condividere anche i materiali che sono stati prodotti per questa serata. Grazie a tutte e a tutti, e buona serata.